Nell'ultimo vlog delle mie vacanze estive dell'ormai lontano 2021 vi avevo portati nel mio ristorante in Puglia preferito. Oggi vi faccio vedere altri due posti super speciali. Calcolate che io ho il sole negli occhi, lo schermo lo vedo quasi completamente nero. Spero che le riprese siano più o meno dritte, non ho grandissime aspettative, ma più o meno dai. E con questa bellissima vista sulla statua di un riccio, e il castello ovviamente, vi annuncio che la nostra prima tappa per oggi è Gallipoli, che ho scoperto essere meta super cool tra i giovani di oggi, tipo l'Ibiza italiana. Io non lo sapevo perché sono vecchia, sono più della generazione che faceva il Grand Tour, ecco, per capirci. Volevamo entrare nel castello, ma non è ancora aperto. Ogni tanto facciamo un giro così a caso. E io non riesco a capire come faccia l'acqua anche qua, così vicino al porto, ad essere così tanto pulita. Stiamo facendo il giro nella circonvallazione esterna. Il nostro obiettivo è fare tutto il perimetro, poi tornare al castello e visitarlo all'interno. Posso che queste casettine mi danno un po' delle vibes di sud della Spagna? Sono solo io? Il giro tutto intorno da fuori. Là c'è un'isola con un faro e qua c'è un ristorante super carino che ci ispira un sacco, ma purtroppo sono le 9:30 del mattino, quindi non credo che ci fermeremo per pranzo. Beh, ma anche là è super limpida l'acqua. Abbiamo trovato questa chiesa a un certo punto della nostra passeggiata. Ma io direi che è anche arrivato il momento poi di entrare un po' nelle viette, no? Beh, bellissima dentro. Io devo dire che sono più un tipo da chiese super dark, super scure, però anche così, questa qua è veramente molto carina. C'è anche questa nicchia super bella che ho notato passando. È un presepe. Bellissimo, c'è una spiaggia di sabbia, super vuota, un po' penso per l'orario, un po' anche perché abbiamo visto che comunque c'è pochissima gente in giro. E ci sono le onde alte, a noi divertiva tantissimo quando andavamo in vacanza in Spagna sulla spiaggia di sabbia, che era grande, molto più di questa, però vabbè, c'era tutto il bagnasciuga così ampissimo. Noi ci divertivamo a metterci a riva e saltare le onde e rotolare. Ma non lo faremo oggi perché siamo anziani e abbiamo lasciato le salviette in macchina. Però non mi piace questo mollume. Stavo considerando che deve essere tantissima roba, un bel aperitivo qua al tramonto. Mamma, chissà che bello sotto questi ombrelloni qui. Sto adorando questi vicoletti, ma in generale in tutte le cittadine che abbiamo visto qui in Puglia, cioè ci sta piacendo un sacco girare nei vicoletti. Poi io ho questa ossessione che quando vado in un posto nuovo devo girare nei posti un po' nascosti, no? Meno centrali, meno turistici, perché così mi dà delle vibes di essere un po' una del posto e non una turista, mi sento, non lo so, mi fa più figo, ecco. Eccoci qua, finalmente siamo entrati all'interno del castello di Gallipoli. Se mi seguite da un po' sapete che io e l'ingegnere abbiamo questa passione per andare in giro e visitare sempre almeno un castello per posto. Cioè, se non ci riusciamo è una vacanza sprecata per noi. Ok, girando a caso ho trovato questa cupola con tutti dei vasi sul pavimento. Penso sia un'installazione. Dai, vi do due info di servizio sul castello. Allora, due informazioni interessanti secondo me. La prima è che è circondato quasi completamente dal mare e la seconda è che è stato edificato sull'estremità orientale dell'isola in cui si trova il borgo antico. E mentre vi faccio questa panoramica dall'alto, vi dico anche che molto probabilmente è stato edificato già nell'undicesimo secolo su delle fortificazioni romane, poi è stato ricostruito a partire dal tredicesimo secolo. Da lì in poi è stato rimaneggiato diverse volte, sono state aggiunte delle parti per così dire tattiche, perché comunque è un castello con scopo difensivo. Abbiamo abbandonato la mondana Gallipoli senza farci serata perché, come dicevo, siamo due vecchi, non riusciremo a reggere il ritmo. Comunque, ci stiamo dirigendo in luoghi ben più selvaggi perché un amico ci ha caldamente raccomandato di
di fare tappa a questa spiaggia. Ce l'ha venduta veramente, veramente molto bene, quindi abbiamo aspettative elevatissime. Spero di non rimanere delusa, ma sto vedendo in questi giorni che la Puglia mi sta solo dando grandi soddisfazioni. Una passione per questi animali, cioè quando li vedo vorrei scendere, toccarle tutte. Guardate questo cretino imbecille, se non fa un casino. Ti pareva? Non poteva fermarsi 4 secondi, non poteva. No, lui ha la precedenza persino sulle pecore. Ma non è nervoso che mi fa venire sta gente, cioè letteralmente 4 secondi poteva aspettare. Ci siamo fermati in questo parcheggio e adesso devo cercare di capire dove si è. Beh, ho trovato la strada, direi che non era nulla di segreto. Basta andare in direzione dal mare. Eccoci arrivati alla nostra seconda destinazione di oggi. Ovviamente c'è un vento infame, quindi dovrò fare il voice over di tipo tutte le parti che registrerò qui, ma non fa niente perché comunque il posto a prima vista ci sembra veramente molto bello. Per ora siamo soddisfatti. Ma vi dico anche dove siamo perché trattasi prevalentemente di vlog a scopo informativo e turistico, giusto? Quindi siamo nel Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano. Parco Naturale, la spiaggia è libera, qualcuno ha l'ombrellone, qualcuno no, noi no. Arriveremo a casa fucsia. C'è un barettino alla fine del parcheggio anche. Abbiamo fatto un schiuff in mare, l'acqua era gelida, roba che manco in Norvegia. Non ringrazio mai abbastanza questo nostro amico per averci mandati qui. No, oggettivamente il posto è molto bello, però l'acqua è veramente gelida, quindi adesso siamo venuti a provare in queste pozze. Non so se vi ricordate che nel vlog che avevo girato a Santa Maria di Leuca avevo provato con poco successo a fare delle riprese subacquee. Oggi ci riproviamo perché l'acqua qui sembra essere ancora più limpida. Infatti mi sembra che stiano venendo decisamente meglio. Vedete quell'apertura là in fondo, quell'arco blu, praticamente un'apertura che va direttamente in mare, quindi l'acqua del mare entra in questa pozza naturale attraverso delle aperture, sia subacquee o come questa qui, che stanno sopra il livello dell'acqua. E qui dentro l'acqua è decisamente più caldina, quindi se venite a fare il bagno qui e provate a fare il bagno in mare e l'acqua è gelata, non scoraggiatevi perché passeggiando proprio 2 minuti trovate queste pozze naturali e qui si sta decisamente meglio, infatti vedete quanta gente c'è qua intorno. È molto bello, però molto difficile anche camminare su queste rocce qua, è tutto sconnesso, poi ho le scarpette bagnate quindi mi scivolano dentro i piedi. Adesso, siccome io non sono una sub esperta, ma qui abbiamo uno che il sub l'ha fatto di lavoro e quindi dovrebbe fare delle riprese decisamente migliori delle mie, magari riuscendo ad andare anche un po' più sul fondo, visto che io sono paurosa e non metto la testa sott'acqua più di tipo 2 centimetri. Gli passiamo il telefono e l'ingegnere prova a farci vedere che cosa c'è sul fondo. Dei pesci! Ci sono i pesciolini! Ma no, li volevo vedere anch'io. Vabbè, noi ragazzi li vedremo solo in video. Purtroppo però era abbastanza, non lo so, probabilmente camminando più sul fondo si è sollevata della sabbia ed era meno nitida. Però vedete da sopra quanto l'acqua sia limpida. Io non finirò mai di stupirmi della bellezza del mare della Puglia, veramente. E comunque onde pazze. No. Bellissimo, però super super pazzo oggi. Un sacco di vento anche là. Bello, bello. Bello, 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 veramente bellissima questa pozza. C'è un ingresso d'acqua là, in superficie c'è un altro sott'acqua. Vabbè, l'acqua ovviamente è pulitissima. È fredda, veramente molto fredda. In superficie soprattutto. Sotto è già un po' più caldina, però insomma diciamo che lo shock termico è abbastanza elevato entrando. E anche l'ingresso non è semplicissimo perché questi massi sono veramente ruvidi. Credo di aver appena capito perché questo posto lo chiamano Palude del Capitano. Quest'area
molto, 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 moltissimo paludosa. Ci sono dentro anche dei pesci, in realtà. Da dove siano arrivati, non è dato saperlo, però ci sono. C'è un bar, fanno da bere, fanno gelati, granite, fanno anche da mangiare, quindi non è neanche necessario portarsi per forza da mangiare. C'è il mio ombrellone che si può stare anche un po' all'ombra. E niente, come sempre finale un po' brusco per questi vlog pugliesi, come vi dicevo non sono stata più di tanto a pensarli o sono semplicemente andata in giro a registrare quello che mi piaceva, però vi lascio un piccolo spoiler della prossima puntata perché ho ancora un po' di Puglia da farvi vedere, quindi se lo sapete o volete provare a indovinare fatemi sapere nei commenti quale cittadina pugliese vi farò vedere la prossima volta. Bacioni, ciao ciao!